C'è Mister Sette. Questo Zaccheroni, ho la foto del 94-95, dicevo, ho giocato contro l'Ancona, Cosenza Ancona. Un bel San Vito pieno, quello è l'anno del meno 9, no? Che avevano fatto la rincorsa. Un attimo solo che sistemiamo i microfoni. Questo. Va bene. Ok. Io però non sento niente. Ops. Ora sì, ci siamo. Ma io credo che ci siano stati, credo, un tempo a testa. Il primo tempo a favore del Cosenza e il secondo a quello del Barletta. L'unica differenza, secondo me, è che nel numero delle occasioni da gol. Perché nel primo tempo il Cosenza sì ha avuto il predominio territoriale e ha avuto qualche calcio d'angolo, qualche pannella attiva, ma il nostro portiere non ha fatto parate importanti. Nel secondo tempo noi, oltre al gol, abbiamo preso un palo clamoroso, un gol dello stesso Venituce a un metro dalla porta tirato alto. Lui dice che ha subito una spinta da dietro, però ha dato l'angolo. Io non, da lì non avevo visto assolutamente nulla, e poi l'occasione di fall che è uscita di poco. Quindi alla fine il pari ci può stare, però se proprio una delle due doveva vincere, secondo me era il Barletta. Buona impressione nel primo tempo, ci hanno messo in difficoltà, noi non ci siamo messi alla pari. Nel secondo tempo, secondo me, siamo stati noi a prevalere. Forse il Cosenza in avanti, un po' forse leggero il Cosenza in avanti? Ma leggero, io dico che sono stati bravi i miei dietro, perché secondo me davanti il Cosenza è messo bene, cioè nel senso che attaccanti come Cori, Calderini sono giocatori importanti. Vista la classifica, il Barletta può anche cominciare a strizzare l'occhio ai playoff? Questo. Abbiamo mangiato tanta M prima che dobbiamo arrivare in fretta a 45 punti e poi dopo ogni altro discorso dobbiamo farlo successivamente, quando siamo arrivati ai 45. I primi 20 minuti secondo me avevamo quella testa lì, dal trentesimo del primo tempo alla fine invece abbiamo avuto la testa di quelle che devono arrivare in fretta a 45. Credo un paio di uscite per ragazzi che stanno giocando meno e un attaccante in entrata, un attaccante centrale. Beh, ci sono un po' di situazioni, nomi e quindi spero che questa settimana si possa. Perché create tanto ma finalizzate poco, questo praticamente è il motivo del Barletta. Sì, in effetti il secondo tempo abbiamo fatto così. È vero anche che Fall fa parecchio lavoro sporco e magari qualche volta è un po' meno lucido. Però devo dire che i due esterni, e anche quando è entrato Turchetta, sono stati molto pericolosi. Posto? Grazie. A voi, buona serata.